Formaggio a pasta filata spacciato per Mozzarella Campana Dopp, la scoperta in Germania in due negozi della grande distribuzione. Un uomo di 80 anni è morto in un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria che collega Cusano Mutri con Cerreto Sannita. Il pensionato si è scontrato contro un camion. Scambio di neonate in una clinica di Avellino, lite tra famiglie, denunciata la struttura sanitaria. Maltrattamenti contro una donna da parte dei vigili urbani di Benevento, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia. Testa di lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno firmato a Benevento, accordo tra Prefettura e Ufficio Scolastico Regionale. Nuovo appuntamento con l'informazione di MediaTV, ben ritrovati. Lo abbiamo appena sentito: falsa mozzarella di bufa alla campana scoperta in Germania. Le irregolarità sono emerse durante alcuni monitoraggi eseguiti dal Consorzio di Tutela e Servizio. Un formaggio a pasta affilata venduto sfuso ed etichettato come mozzarella di bufala campana nel reparto gastronomia di due catene della grande distribuzione in Germania. L'irregolarità è stata scoperta nel corso di uno dei monitoraggi all'estero effettuati dal consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP. Immediatamente scattata la segnalazione da parte del consorzio all'ispettorato centrale qualità e repressione frodi del ministero delle politiche agricole che ha avviato la procedura ex officio prevista dall'Unione Europea con la responsabilità di Diretta di ogni Stato membro. Saranno le autorità preposte a definire le ipotesi di illeciti e le conseguenti azioni giudiziarie. L'operazione è venuta proprio a ridosso di Anuga e rientra nel patto di collaborazione per il monitoraggio congiunto in Europa, firmato dal Consorzio di tutela della mozzarella di bufala Campana DOP, con i consorzi di tutela del grana padano DOP, aceto balsamico di Modena IGP, parmigiano reggiano DOP, prosciutto di Parma DOP e prosecco DOP. Un lavoro che nel biennio 2016-2017 Contempla oltre 990 visite nei punti vendita di nove paesi europei. Parliamo di Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Oltre a questa intesa, sono stati stipulati accordi con i consorsi di tutela del Prosecco DOC e del Provolone Valpadana DOP per collaborazione nelle azioni di vigilanza nazionale. L'obiettivo è raddoppiare il numero dei controlli effettuati sulla mozzarella di bufala campana dal consorzio. Nel 2016 sono stati 1.289, ma nei primi 8 8 mesi del 2017 il bilancio è già di 2066 controlli con un aumento del 60%, entro fine anno si punta a raggiungere i 2500 accertamenti. Tragedia lungo la strada provinciale Cerreto-Sannita-Cusano-Motri, un pensionato del posto, 80 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sotto la galleria dell'arteria che collega i due centri Sanniti. L'anziano, la guida della propria Fiat Panda, si sarebbe scontrato con un camion. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno utilizzato un autogru per mettere in sicurezza l'aria, a lavoro anche i carabinieri della compagnia di Cerreto per le indagini del caso e per la gestione della viabilità. Traffico in tilt nei pressi dell'impatto. Portale. Per due giorni ha allattato la figlia non sua a scambio di neonati in una clinica di Avellino interviene la polizia e raccoglie la denuncia presentata da due donne entrambe residenti nel comune di Atripalda. Sentiamo. Il papà si è accorto che qualcosa non andava, i lineamenti, piccoli dettagli, quella bimba non era sua e infatti la supposizione è stata confermata dai braccialetti identificativi. Mamma e figlia avevano due numeri diversi. Questo voleva dire che c'era stato un errore, uno sbaglio. Voleva dire che per due giorni una mamma ha allattato una figlia non sua e il tutto è stato denunciato alla polizia. È accaduto ad Avellino, in una clinica, un caso che è divenuto subito pubblico su cui stanno indagando gli agenti della sezione volanti della Polizia di Stato sotto la guida del vicequestore Elio Iannuzzi, il quale ha immediatamente chiamato a raccolta il primario e le ostetriche. Verificato l'effettivo scambio di neonate, ora è tempo di fare chiarezza, capire come sia potuto accadere, una storia che sicuramente avrà dei risvolti giudiziari perché le due coppie vogliono vederci chiaro e sapere chi ha sbagliato. Entrambe le coppie hanno sporto denuncia. In contrasto ai furti, a San Martino Valle Caudina sono stati sorpresi con guanti, passamontagne ed attrezzi atti allo scasso tre persone denunciate dai carabinieri. Si tratta di tre uomini di età compresa tra i 25 e i 50 anni, tutti provenienti da Montesarchio e con a carico svariati precedenti di polizia, principalmente per reati contro il patrimonio. Furto di energia elettrica, denunciati dai militari questa volta di Baiano, i titolari di un esercizio commerciale, nello specifico all'esito di verifica eseguita dai militari unitamente al personale di società per l'erogazione di fornitura elettrica, è stato accertato che veniva alterato il funzionamento e generata una drastica riduzione dei consumi stimati nella percentuale dell'80%. Blitz in due centri per immigrati di Airola e San Giorgio del Sagno alcuni ospiti delle strutture destinatari di provvedimenti di revoca dell'accoglienza da parte della Prefettura di Benevento sono stati allontanati dai due centri dalle prime luci dell'alba gli uomini della Questura di Benevento coadiuvati da una unità del reparto mobile di Napoli hanno proceduto all'esecuzione delle misure nei confronti dei tre migranti di cui due ospitate ad Airola ed uno a San Giorgio del Sagno che da tempo erano rimasti inottemporanti alcuni di loro si erano resi protagonisti anche di atteggiamenti contrari alle regole di convivenza dei centri cercando l'appoggio di altri ospiti per impedire il loro allontanamento. Sottoposti ad un controllo dei carabinieri in via Cupa Parisi di Salerno, due giovani, una ragazza di 24 anni ed un diciottenne entrambi di Ponte Gagnano Faiano sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina, sequestrati 10 panetti di hashish per un peso complessivo netto di un chilo da cui potevano essere ricavate circa 5.000 dosi per un valore di circa 10.000 euro e 30 grammi di cocaina da cui erano ricavabili 160 dosi per un valore di circa 8.000 euro considerati rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti rinvenuti, la coppia è stata dichiarata in stato di arresto ed entrambi sono stati accompagnati presso le rispettive residenze in regime di arresti domiciliari. Prestavano soldi con interessi annuali del 60%, lui impiegato di un ente locale per il servizio antincendio sui Monti Lattari e lei casalinga, nei fatti erano usurai. Diverse le loro vittime a Sorrento, continue le loro minacce, gli insospettabili usurai però sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri. A finire in manette, anche grazie alla denuncia di chi subiva, sono stati Gennaro Giordano, 59 anni, e la moglie Maria Sorrentino, di 61, entrambi di Gragnano. Sequestrati 150 grammi di cocaina e un corriere è finito in manette. Il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza eseguito a Venafro, che ha arrestato un trentenne di Napoli. Le fiamme gialle Molisane lo hanno fermato a bordo della sua auto sulla Statale 85. Secondo gli investigatori, la cocaina era destinata alle piazze di spaccio della Riviera Adriatica, in particolare nella zona di Pescara. 7000 reati al giorno in Italia in calo del 7%, crescono però le truffe, le frodi informatiche e l'usura, dati diffusi dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Sentiamo Quasi 7.000 reati vengono commessi ogni giorno in Italia, circa 284 ogni ora, un dato in calo del 7,4% su base annua che consolida le flessioni già registrate nei due anni precedenti. Lo indicano i dati pubblicati dal sole 24 ore forniti dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno riferiti ai delitti denunciati nel 2016. Il generale arretramento riguarda quasi tutte le tipologie di illeciti, scippi, borseggi e frazioni, ad eccezione delle truffe e delle frodi informatiche che crescono del 4,5% e dei casi di usura più 9% le denunce a livello nazionale. In particolare spicca Milano dove si registra la maggiore incidenza di reati ogni 100.000 abitanti, 7.375 illeciti all'anno che corrispondono a circa 650 al giorno, seguito subito dopo da Rimini 7.203 e da Bologna 6.641. Dall'altro lato ci sono Oristano, Pordenone, Rieti, Inna e Sondrio, tutti sotto le 2.300 denunce all'anno ogni 100.000 residenti. La media nazionale invece si piazza a quota 4.105. Solo 6 province sulle 106 considerate evidenziano un incremento contenuto entro l'1,2% a Bolzano, Crotone, La Spezia, Grosseto e Avellino. Quello più marcato si rileva a Prato con un più... 5,5%, 5965 denunce ogni 100.000 abitanti. Il calo maggiore invece si registra a Ravenna. Dopo gli atti vandalici arrivano maggiori misure di sicurezza il servizio da Nocera Inferiore. Sentiamo più controlli delle forze dell'ordine e implementazione del servizio di videosorveglianza nei pressi delle scuole locali. I recenti atti vandalici e i danni di alcune scuole della città di Nociana inferiore hanno portato l'amministrazione a scegliere la strada degli interventi immediati attraverso il sindaco Torquato e l'assessore alla manutenzione Pagliara. Telecamere per controllare chi trasgredisce, ma anche una più intensa attività nei pressi delle scuole da parte dei vigili urbani, recentemente aumentati di numero, carabinieri e polizia. Muretto rotto alla De Lorenzo, pietre sui vetri della scuola Ilare Alpi, atti vandalici che si sono ripetuti a distanza di pochi giorni. Non si poteva non prendere una posizione chiara e netta. Così come ci sarà una regolamentazione per l'utilizzo extrascolastico delle palestre presenti nei Plessi. L'assessore all'istruzione, cultura e sport Federica Fortino ha già tenuto degli incontri con i dirigenti scolastici alla luce di polemiche e di problemi di cui prima per dirimere la questione. Sono numerosissime le associazioni sportive in città che utilizzano le palestre nelle ore pomeridiane e serali, con un continuo andare e viene di bambini, genitori, accompagnatori vari, persone legate alle varie associazioni. Onde evitare il caos vanno presi i provvedimenti. L'assessore Fortino è fiducioso e ha chiesto anche una maggiore responsabilizzazione da parte dei ragazzi. Bisogna ritrovare quel senso civico che è andato quasi disperso. Nelle scuole la nuova materia denominata cittadinanza attiva forse andrebbe studiata e seguita con più attenzione. Si è aperta la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella la 34 Assemblea annuale dell'Anci. Ora occorrono investimenti ha esortato il Capo dello Stato. Sentiamo. In corso a Vicenza l'Assemblea dei Presidenti delle Province, al centro del dibattito la revisione della legge 56 del 2014 e di altre norme collegate che nella riforma dell'ordinamento delle autonomie locali ha fortemente ridotto le competenze delle province, bloccata la loro capacità di auto-organizzazione, imposto il blocco delle assunzioni, ridimensionato il 50% dei loro organici ed impedito di fatto di investire sul proprio territorio, nella misura del meno 60% rispetto agli anni precedenti, avendo lo Stato in tre anni provveduto ad un prelievo forzoso da 2 miliardi di euro dai loro bilanci per far fronte al deficit pubblico. Contro questi provvedimenti l'Assemblea dei Presidenti ha chiesto misure concrete, così sintetizzabili. Riserva agli istituti della secondaria superiore del 30% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'edilizia scolastica pari ad 1,7 miliardi di euro. Fine o sospensione dei tagli ai bilanci delle province. Ripristino delle capacità di investimento sul territorio e della possibilità di effettuare assunzioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha auspicato il recupero della capacità di investimento per la viabilità, le scuole e per la sicurezza. L'intervento della massima carica dello Stato viene considerato di buon auspicio per una inversione di tendenza rispetto a tre anni di politiche restrittive che hanno causato pesanti criticità sul territorio, a partire dall'esercizio del sacrosanto diritto alla mobilità sui 130.000 km di strade provinciali in tutto il Paese. 1.300 sono solo nel SAN. Le autorità italiane sono state condannate dalla Corte Europea dei Diritti Umani per i maltrattamenti che una donna afferma di aver subito da parte di alcuni agenti della polizia municipale di Benevento nell'aprile del 2013. Sentiamo le autorità italiane sono state condannate dalla Corte europea dei diritti umani per i maltrattamenti che una donna, Tiziana Pennino, afferma di aver subito da parte di alcuni agenti della Polizia municipale di Benevento nell'aprile 2013. Nella sentenza, i Togati di Strasburgo affermano che il governo non ha fornito spiegazioni sufficienti e convincenti per le lesioni riportate dalla donna mentre era alla stazione della Polizia municipale e che le autorità non hanno dedicato l'attenzione necessaria alle accuse. Pennino, all'epoca dei fatti, Aveva 43 anni, era stata fermata dalla polizia municipale perché, secondo quanto dichiarato dagli agenti, stava guidando in modo erratico. Le versioni della donna e della polizia municipale sono quanto diverse tra loro. Pennino ha sempre sostenuto di essere stata trascinata fuori dalla macchina, che le è stato urlato contro e che questo l'ha resa talmente nervosa che non è riuscita a fare il test per l'alcol. Inoltre, quando è stata condotta al comando della polizia municipale, le è stato vietato di telefonare alla famiglia e al suo avvocato ed uno dei poliziotti le ha Sorto le braccia per ammanettarla, domandandole se le manette erano sufficientemente strette. Infine afferma che le stesse manette le sono state tolte in maniera violenta, tanto da fratturarle il pollice destro. Secondo la versione degli agenti, la donna era ubriaca, si è rifiutata di fare il test per l'alcol, le ha aggrediti ripetutamente, sia verbalmente che fisicamente. Dopo essere stata rilasciata, Pendino si è recata in ospedale dove è stata accertata la fruttura del pollice e diversi ematomi. Due giorni dopo ha sporto denuncia contro gli agenti, ma nel gennaio 2014 il procuratore ha chiesto un non luogo a procedere, decisione confermata dal giudice per le indagini preliminari nell'ottobre dello stesso anno. Ora la Corte di Strasburgo ha stabilito che le autorità italiane non hanno fatto alcun tentativo concreto per spiegare o comunque verificare i fatti. Inoltre i giudici affermano di non essere convinti che le indagini sull'accaduto abbiano rispettato il criterio dell'accuratezza richiesto in casi di questo genere. La Corte ha stabilito che lo Stato dovrà versare alla donna 12 Euro per danni morali e 8.000 per le spese processuali. La sentenza diverrà definitiva tra tre mesi se le parti non faranno ricorso. Come accadrà in altre parti d'Italia nelle prossime ore, anche gli studenti dell'agronocerino Sarnese scenderanno in piazza? Scopriamo con il servizio i motivi. Anche gli studenti dell'agronocerino Sarnese della provincia di Salerno sciopereranno in massa domani dall'alternanza scuola-lavoro. Previsti concentramenti a Salerno in piazza Veneto, a Nocera Inferiore presso il Teatro di Anna, a Sarno presso lo spazio adiacente il commissariato di polizia e a Scafati presso la stazione della Circumvesuviana. Sotto accusa il profilo di sfruttamento nei confronti dei giovani che spesso, denunciano, vengono considerati semplice manovalanza non retribuita per il profitto delle aziende. Dagli studenti che hanno raccolto pomodori nei campi a quelli che si sono ritrovati a fare volantinaggio, da quelli che hanno fatto le fotocopie a quelli che hanno svolto la mansione di lavapiatti, tutti scenderanno in piazza per rivendicare un'alternanza che sia di qualità e formativa. L'appello lanciato dall'Unione degli Studenti lo scorso 29 settembre parte dall'Inchiesta nazionale sui percorsi di alternanza scuola-lavoro in Italia. Panino libero, sì o no, a scuola. Il Tribunale amministrativo, come preventivato, ha rimandato la sentenza di merito a marzo 2018, ma intanto ha rigettato l'istanza cautelare che chiedeva la sospensione temporanea del regolamento, poiché il Comune di Benevento intanto non ha istituito il servizio mensa comunale. Sentiamo. Dopo la sospensione temporanea del regolamento Mastella che vieta il panino libero nelle scuole di Benevento, il TAR della Campania ha fissato per il 7 marzo 2018 l'udienza a seguito della quale deciderà sull'annullamento definitivo del documento varato dal Comune di Benevento e con il quale si rende obbligatorio il ricorso alla mensa. Contro il regolamento disposto nello scorso giugno dalla giunta comunale guidata da Clemente Mastella avevano fatto ricorso circa 60 genitori e il TAR il 26 settembre scorso lo aveva temporaneamente sospeso nell'attesa dell'udienza che si è tenuta mercoledì 11 ottobre. Oggi il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pubblicato l'ordinanza con cui fissa la prossima udienza e rigetta l'istanza cautelare che chiedeva la sospensione temporanea del regolamento poiché il Comune intanto non ha istituito il servizio mensa comunale. L'istanza è stata rigettata solo perché non sussiste il pericolo di eventuali lesioni di diritti dei bambini e dei loro genitori perché nel frattempo il servizio il servizio mensa non è stato istituito come ha ben rivelato il Tarra, ha spiegato l'avvocato Stefania Pepicelli che ha presentato il ricorso con l'avvocato Giorgio Vecchione. Di conseguenza ha aggiunto il regolamento non ha nessuna valenza e non è applicabile perché è strettamente collegato all'esistenza del servizio mensa comunale. Testa di lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno firmato a Benevento, accordo tra la prefettura e l'ufficio scolastico provinciale. Sentiamo i dettagli. Abbiamo anche... Il prefetto di Benevento Paolo Agaleone e il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Monica Matano, in attuazione dell'accordo quadro tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, hanno firmato il nuovo protocollo d'intesa finalizzato ad individuare le istituzioni scolastiche presso le quali saranno svolti i test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La sottoscrizione del protocollo si è resa necessaria per l'intervenuta istituzione con delibera di giunta regionale della regione Campania numero 817 del 28 dicembre 2016 nel centro provinciale per l'istruzione degli adulti in provincia di Benevento a decorrere dal 1 settembre 2017. In particolare è prevista la collaborazione della prefettura con l'ufficio scolastico per assicurare lo svolgimento delle sessioni di esame nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta. Emergenti in materia di immigrazione. Il protocollo d'intesa individua quali sedi di svolgimento delle sessioni di esame gli istituti scolastici di Airola, Apice, Lucarelli di Benevento, Corso per adulti di Benevento, Colle Sannita, Cusano Mutri, Montesarchio, Morcone, Pietrelcina, Ponte Landolfo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino e Telese Terme. La prefettura selezionerà di volta in volta l'istituto destinatario della materiale esecuzione della sessione secondo le esigenze degli interessati in relazione al domicilio indicato e tenuto conto del numero di partecipanti a ciascuna sessione formativa. Siamo alla pagina sportiva, sarà Gianluca Rocchi di Firenze, l'arbitro di Roma Napoli, anticipo dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato alle 20:45, l'altro anticipo di sabato Juventus Lazio alle ore 18 sarà diretto invece da Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Per Inter Milan in programma domenica alle 20:45 è stato designato Paolo Tagliavento di Terni, il match delle 12:30 Fiorentina Udinese sarà affidato a Massimiliano Irrati di Pistoia. Napoli in testa alla classifica sogna lo scudetto, ma non i tifosi, ma la parola i tifosi non la nominano. La rivalità con la Juventus è chiara, ora l'idolo è Mertens. Sentiamo. Finisce qui, 2 a 2, la Juventus perde il comando della classifica. Napoli si è svegliata in testa alla classifica. E ha cominciato a sognare come ai tempi di Diego Armando Maradona, negli anni Ottanta. Un eroe onnipresente, un simbolo indelebile, come un tatuaggio sulla pelle. Noi non la diciamo, la parola scudetto è una parola che non si dice a Napoli. Per Superstiziosi, siamo superstiziosi. La rivalità con la Juventus è accesissima e a Napoli non ci scherzano sopra. Toccando corno penso proprio di sì, quest'anno è l'anno del, facciamo un'eccezione, dello scudetto. Il Napoli gioca veramente bene, forse è la squadra che gioca il miglior calcio d'Europa. Il giocatore più venduto, ahimè non mi crederai, è Higuain. Ora l'idolo assoluto dei tifosi è Dries Mertens, anche in pizzeria. Io ho avuto anche l'onore di fare la pizza per Mertens, ed è un ragazzo molto umile, quindi credo per essere un campione, eh, ecco come Maradona, no? quindi c'è bisogno di essere anche umile. Insigne Amsic. Napoli spera di aver trovato dei nuovi eroi. A Verona senza paura, questo è questo il messaggio che il mister del Benevento Baroni ha dato ai suoi a pochi giorni dall'importante sfida salvezza durante la conferenza stampa dopo la partita là in famiglia del giovedì. Il tecnico del, dei Gelorossi ha illustrato che atteggiamento dovrà avere la sua formazione. Sentiamo. Andiamo a Verona per fare la nostra partita che sarà delicata tanto per noi quanto per loro. Dobbiamo pensare a come fare il risultato. Le paure non stanno intorno a me o alla mia squadra. Credo che faremo un'ottima partita, lo ha detto l'allenatore del Benevento Marco Baroni in vista della sfida di lunedì sera al Bentegodi contro il Verona, uno scontro diretto per la salvezza nel campionato di Serie A. In conferenza stampa il tecnico toscano promuove il 4-3-3 e aggiunge: "Nelle prime tre gare siamo andati davvero bene, non dobbiamo giocare preoccupati e andremo a Verona consapevoli di trovare una squadra che sta avendo alti e bassi, pur avendo una rosa importante. Dobbiamo giocare come Facemmo lo scorso anno, senza paura e senza preoccupazioni di sorta. Al centro dell'attenzione è anche la condizione fisica e mentale della squadra. Ci sono giocatori molto importanti per noi, che se stanno bene andranno sicuramente in campo. Dobbiamo continuare sulla strada tracciata nella gara contro l'Inter. Un match importantissimo, dunque, dopo la buona prestazione casalinga contro l'Inter. Gli stregoni hanno voglia di smuovere finalmente la classifica all'ottava giornata. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie dell'attenzione, arrivederci. redazione de il meteo.it vi augura una buona giornata previsioni per venerdì 13 ottobre prosegue il bel tempo asciutto e soleggiato sull'italia tuttavia con qualche foschia o nebbia mattutina in pianura al nord clima via via più mite ecco il dettaglio elaborato da il meteo.it al nord al mattino foschie sulla pianura padana centro orientale ma in rapido dissolvimento Cielo a tratti coperto sulla Liguria per nubi basse ma non sono attese precipitazioni. Ampio soleggiamento altrove con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Spostiamoci ora al centro: al mattino qualche foschia sull'alta Toscana ma anche qui sarà in rapido dissolvimento. Tutto sole sui restanti settori con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Raggiungiamo infine il sud, isolati innocui addensamenti sui rilievi calabresi. Altrove sarà ampiamente soleggiato, con cielo quasi del tutto sereno. I venti saranno deboli o localmente moderati, variabili, ma per lo più settentrionali o di ponente. Le temperature risultano essere in lieve aumento, le minime saranno oscillanti, tra i 7 e i 19 gradi, su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo punte di 28 gradi al nord fino a 26 gradi al centro e anche al sud.